Anche quest'anno il 4° Reggimento dei Carabinieri a Cavallo collabora con il Comando Provinciale di Cosenza per il controllo e la prevenzione sul territorio, in modo particolare nelle aree interne dell'Altopiano Silano. I militari a cavallo stanno già operando da giorni presso Camigliatello Silano e alloggiano in una delle foresterie dei Carabinieri Forestali della riserva del Parco Nazionale della Sila, de Il Cupone. I colleghi del 4° Reggimento a cavallo si fermeranno qui nella provincia di Cosenza sino al 29 di luglio. È un impiego che già è partito il 9 di luglio e che è stato richiesto dal comando provinciale e autorizzato dal comando generale. L'idea è quella di rafforzare il sistema di sicurezza in ambito provinciale, avvalendosi della componente specialistica del reggimento, che è in grado chiaramente di garantire servizi di perlustrazione in aree impervie, aree rurali che non sarebbero in altro modo raggiungibili a piedi o con i mezzi in dotazione all'arma territoriale. Chiaramente il tutto avviene in una sinergia piena con i carabinieri del comando provinciale, con i reparti speciali dell'arma, tra cui anche i carabinieri forestali, e l'obiettivo è di incrementare i servizi a prevenzione per esempio del fenomeno degli incendi, che tanto ha interessato la provincia nell'anno appena trascorso, o ancora valutare eventuali piantagioni illegali che in questo periodo possono essere chiaramente rinvenute in zone impervie, e chiaramente fare un lavoro anche di squadra per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali. E poi chiaramente vi è una vicinanza forte al territorio e ai villeggianti che trascorreranno qui in sicurezza le loro giornate. Intervenire anche quando ci sono persone che si perdono tra i boschi. Esatto, è anche un modo, diciamo, per garantire un intervento più rapido e sempre nella speranza che ciò non avvenga, chiaramente.